Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Io sono Virna Brigatti e sono una componente del gruppo di ricerca Osservatorio sulle edizioni critiche del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano. E sono qui insieme alla mia collega e componente a sua volta del gruppo di ricerca Vera Fraventura, Buongiorno Virna, buongiorno a tutti. Buongiorno Vera, ecco, ci siamo qui insieme appunto per presentare a tutti voi che potenzialmente potete collaborare con questo gruppo di ricerca che appunto è aperto e anzi invita calorosamente altri studiosi di altre università e di altre istituzioni appunto a partecipare attivamente con quanto noi stiamo facendo. E però appunto siamo qui per presentarvi in termini molto molto concreti che cosa esattamente si può fare per collaborare con noi. Innanzitutto, per spiegare tutto ciò, partiamo dalla visualizzazione del nostro sito, che appunto è il luogo virtuale in cui trovare tutte le informazioni essenziali riguardo al progetto stesso, a partire da chi siamo. Il progetto nel dettaglio con possibilità anche di scaricarlo in PDF, ma soprattutto questo è appunto il luogo che raccoglie i prodotti della nostra attività. È di fatto un sito che funziona come un database. E quali oggetti raccoglie questo database? Raccoglie queste schede, appunto. Schede recenti sono quelle che innanzitutto vedete in home page, sono le ultime caricate, ma poi spostandosi all'interno invece della sezione schede si ritrova tutto diciamo il posseduto, se vogliamo usare questo termine, appunto del nostro database. E innanzitutto guardiamo questi contenuti in modalità, diciamo, lettura, no? Innanzitutto li guardiamo dall'esterno perché appunto queste schede possono essere interrogate come tutti i database. Innanzitutto sono raggruppate attraverso queste tre macrocategorie che suddividono i materiali secondo una partizione di tipo cronologico, quindi tra letteratura classica, letteratura medievale e letteratura italiana. E perché questo? Perché i materiali sono appunto recensioni in senso stretto o schede, vedremo strutturate come, che descrivono le edizioni critiche di testi che appunto possono appartenere o alla letteratura classica, o a quella medievale o a quella italiana. Quindi, come è intuibile anche attraverso il nome del gruppo di ricerca, ci occupiamo appunto di osservare le edizioni critiche, innanzitutto le più recenti, ma non solo, i criteri di selezione delle edizioni di cui occuparsi possono anche essere di natura diversa, però appunto osserviamo ciò che si muove intorno a noi, come procedono gli studi e le ricerche e lo facciamo trasversalmente attraverso un gruppo di ricerca che innanzitutto ha una interdisciplinarietà. Quindi siamo un gruppo che si muove appunto dall'antichità classica alla letteratura contemporanea. Diamo conto in questa sede delle varie edizioni critiche di testi, le quali edizioni appunto possono essere, diciamo così, descritte innanzitutto attraverso queste schede sintetiche che sono visibili immediatamente. E vedete come sono fatte: autore dell'opera, nomi alternativi, insomma, ci sono una serie di campi su cui poi torneremo analiticamente, e però sono i campi che corrispondono, guarda caso, al form di ricerca. Per cui attraverso queste sezioni l'utente può interrogare i dati contenuti all'interno del nostro sito per cercare
se esiste l'edizione critica di una tale opera, oppure se esistono edizioni critiche delle opere di un determinato autore, e questi sono campi aperti in cui appunto l'utente può scrivere ciò che ritiene opportuno. Altri campi invece corrispondono a dei menu a tendina, e quindi sono dei campi guidati. All'interno di questi menu voi trovate quelle indicazioni su ciò che è esistente attualmente all'interno del database, e ovviamente però saranno implementate via via che nuovi materiali arriveranno. Su questa parte dei contenuti, ripeto, torneremo poi per guardarli invece dall'interno, quindi non come, come dicevo, non in modalità lettura, ma per capire in che modo si costruiscono, diciamo. Prima di arrivare lì, però, è bene osservare poi quali sono i materiali, appunto, che noi produciamo. E questi materiali sono principalmente di due tipi, e sono questi indicati come scheda completa. Un tipo può essere quello di una poi scheda, che ora non descrivo perché ci ritorniamo, ma appunto ha una struttura schematica, oppure ci sono invece dei contenuti che utilizzano una forma più tradizionale, più discorsiva, come questo, cioè esattamente la forma più riconosciuta e riconoscibile della recensione classica. E su questo, sulla recensione, appunto, cedo la parola a Vera, che illustrerà meglio che cosa si intende. Sì, grazie Virna. Allora, io vi illustro quindi la forma più classica che le nostre schede possono assumere, che è appunto quella della recensione, il tipo di recensione che tutti noi siamo abituati a leggere nelle riviste scientifiche. Una recensione può essere più o meno ampia, ma certamente mantiene un carattere discorsivo e in maniera più o meno spiccata anche valutativo. L'osservatorio nasce in effetti come contenitore di recensioni in senso classico, tradizionalmente intese. Noi infatti crediamo che la recensione di edizioni critiche sia non soltanto, come è tradizionalmente intesa, lo strumento di verifica e di controllo della comunità scientifica su se stessa, ma anche un luogo utile per monitorare, diciamo, lo stato dell'arte della pratica editoriale corrente. Ed è un po' questo lo scopo che ci proponiamo, quello di un dialogo trasversale su che cosa significhi oggi realizzare delle edizioni critiche, quali siano i metodi, quali siano i linguaggi, quali siano le strategie. Allora, ogni collaboratore dell'osservatorio naturalmente ha libertà di impostare la propria recensione in termini di ampiezza, in termini di struttura, come meglio ritiene. Tuttavia, proprio per garantire questa interdisciplinarietà, questo monitoraggio interdisciplinarietà e questo monitoraggio trasversale delle pratiche di edizioni, abbiamo ritenuto utile fissare una serie di punti a nostro giudizio importanti. Li troviamo nella pagina delle istruzioni. Allora, la pagina delle istruzioni contiene innanzitutto una parte relativa a come consultare le schede, ecco, e poi abbiamo come compilare una scheda. Qui ci sono le informazioni fisse che ogni scheda o recensione dovrà contenere, ma non mi ci soffermo, ecco, qui su questo elenco perché lo toccheremo tra poco. Passiamo a questi punti. Ecco, questi sono i punti che la recensione, svolta in termini di, in modo discorsivo, dovrà preferibilmente toccare. Principi metodologici dichiarati o ricavabili dall'edizione. Coerenza di questi principi metodologici con la realizzazione effettiva, rispondenza agli elementi richiesti ad un'edizione critica nello specifico ambito disciplinare, trasparenza e completezza della documentazione, caratteristiche peculiari dell'edizione rispetto ad altre precedenti della stessa opera, indicazioni metodologiche innovative o specifiche ricavabili da questa edizione. Ora, se noi andiamo a vedere qualche esempio di recensione, io ne ho selezionate tre.
Ecco, vediamo che in realtà queste indicazioni sono raccolte di volta in volta con una certa libertà dai nostri recensori. Ecco, questa è la recensione a un'edizione critica di un testo medievale. Com'è strutturata questa recensione? Abbiamo una breve sezione di introduzione al testo, quella che vedete in giallo, poi un breve stato dell'arte relativo allo stato di studi sul testo e soprattutto alla storia editoriale del testo, per quanto ovviamente si può desumere dall'edizione che abbiamo fra le mani, con l'originalità dell'edizione in oggetto e gli obiettivi dichiarati. In questo caso obiettivo dichiarato degli editori è la ricostruzione del testo secondo i principi del metodo stemmatico, quindi la prima edizione condotta con metodo ricostruttivo di questo testo nello specifico. Segue in rosa la descrizione vera e propria dell'oggetto edizione con fuoco sui principi metodologici dichiarati o ricavabili e sulla loro concreta applicazione, quindi in questo caso si discute dei criteri che gli editori hanno seguito nella gerarchizzazione stemmatica dei testimoni e nella costruzione dello stemma. Ulteriori considerazioni, spunti di riflessione suggerita dall'edizione, in questo caso la questione dell'analisi linguistica, della veste linguistica del testo o anche, perché si tratta di un elemento particolarmente qualificante di questa edizione nello specifico, il problema della selezione in presenza di uno stemma bipartito e poi le considerazioni conclusive. Possiamo vederne un'altra, ancora una volta restiamo su un testo medievale perché è il mio ambito di elezione. Anche qui una breve presentazione del testo in giallo, lo stato dell'arte e la novità dell'edizione che si recensisce, che in questo caso nasce dal rinvenimento di un testimone manoscritto importante. Poi la descrizione vera e propria dell'edizione, ancora una volta con fuoco sui criteri metodologici, i criteri editoriali, la concreta applicazione di questi criteri. In questo caso il recensore sceglie di riprodurre lo stemma codicum proposto dagli editori e poi una serie di passaggi che offrono ulteriori spunti di riflessione. Si discutono qui singoli varianti o singoli luoghi del testo. Queste due che vi ho presentato finora sono due recensioni piuttosto lunghe, ma adesso ne vediamo una invece molto più breve. In questo caso si tratta della recensione ad un'edizione concepita a scopo divulgativo e didattico e quindi si dà una breve descrizione appunto di questo. Si dice che l'edizione è condotta su un codice unico, si chiariscono le ragioni dell'edizione, si vede poi come in concreto queste esigenze sono state declinate dagli editori del testo. Si dà una sintetica descrizione degli apparati e qui si chiude la recensione. Ecco, quindi come vedete ognuno dei nostri collaboratori ha proprio piena libertà di declinare come vuole, come ritiene più appropriato la forma della recensione, anche tenendo conto di eventuali condizionamenti posti dalla sede editoriale alternativa in cui questa recensione dovesse trovare spazio, perché sono diverse le recensioni accolte nell'osservatorio che compaiono anche a stampa su riviste cartacee tradizionali. Accanto alla forma della recensione, l'osservatorio ha elaborato nel tempo, proprio per servire le esigenze di trasversalità e soprattutto di monitoraggio del linguaggio e delle pratiche, anche una forma più sintetica e più schematica, per la quale lascio di nuovo la parola a Birna. Sì, grazie, grazie mille per l'esaustività del tuo discorso e lo riprendiamo appunto tornando sulla pagina del nostro sito dove appunto possiamo trovare alcuni esempi di queste schede appunto di natura più schematica, come stavamo dicendo. Innanzitutto una premessa, le recensioni di tipo discorsivo come quelle che ci ha presentato Vera, esemplificate su alcune edizioni di testi medievali, possono essere costruite in quella forma per i testi di qualsiasi epoca. Non c'è appunto, come anche lei ha ribadito in chiusura, le strutture, diciamo così, testuali di descrizione delle edizioni che noi vi stiamo presentando
possono essere applicate tranquillamente a edizioni critiche di testi di qualsiasi epoca. Appunto, in questo caso, per esempio, io vi faccio vedere come comunque abbiamo una edizione di un testo del XII secolo e il recensore ha scelto comunque di utilizzare questa forma a punti sintetici. A mia volta vi presento prima alcuni esempi e poi vi faccio vedere invece una scheda vuota. In questo caso abbiamo una scheda invece di un autore del XVIII secolo e vedete a sua volta come ci sia questa suddivisione dei contenuti per punti e ritroviamo la stessa struttura anche per edizioni critiche, in questo caso sono autori appunto del XX secolo. Bene, ma esattamente questa scheda fatta in questo modo, come è fatta? Allora, per capirlo si può tornare sulla pagina istruzioni, scorrerla fino in basso e vedete che ci sono due possibilità di scaricamento di contenuti. Ora ci concentriamo sul modello di scheda per punti e lo ritroviamo qui. Innanzitutto ha una sua parte, diciamo così, di indicazioni di carattere generale, per cui le voci con asterisco sono obbligatorie, ma si segnala anche che a sua volta questa scheda può essere usata come una struttura di promemoria, ecco, che affianca appunto i contenuti presenti invece sul sito che ha commentato Vera, cioè ci sono le istruzioni sul sito e la scheda, questa che sto ora presentando io, a sua volta può essere utilizzata semplicemente come un elenco di istruzioni operative. Diversamente, questa struttura invece può essere riempita, diciamo così, dal compilatore, dal recensore, conservandone però esattamente la fisionomia. E vediamo quindi quali sono i contenuti. Si parte innanzitutto dalla prima edizione dell'opera, laddove ci sia un testo che chiaramente è nato in un'epoca in cui i testi hanno una prima edizione a stampa. Diversamente, lo trovate qui sotto, si indicano i primi testimoni noti dell'opera. Nel caso di testi a stampa si devono poi aggiungere queste indicazioni, se ci sono state dopo la Princeps successive edizioni vivente l'autore, se ci sono state di quell'opera edizioni postume, e è utile, questo è un aspetto particolarmente significativo soprattutto per i testi della modernità e della contemporaneità, segnalare quale sia attualmente l'edizione corrente e il testo su cui questa edizione corrente si basa, soprattutto perché queste edizioni sono quelle utilizzate in genere a scopo didattico. Il punto 2 serve a segnalare se già esisteva una precedente edizione critica di questo testo, e ovviamente se sì bisogna indicarla, oppure un'edizione scientifica. Anche questo è un campo che funziona in modo particolare per i testi moderni e contemporanei, per i quali frequentemente appunto ci sono edizioni autorevoli condotte da studiosi secondo criteri scientifici, ma che nella loro forma editoriale non sono specificatamente edizioni critiche nel senso più stretto del termine. Da qui in avanti, in modo diciamo molto più evidente, ritroviamo appunto quasi le stesse istruzioni che abbiamo visto prima, perché appunto l'indicazione del testo dell'edizione critica e le ragioni della scelta ecdotica è un punto tra l'altro che viene anche commentato per chiarire meglio che cosa si intende, ma è chiaramente un'indicazione che va a segnalare gli aspetti più metodologici dell'edizione che si sta descrivendo, ancora di più i criteri di edizione, e in questa sezione sono anche benvenute citazioni dirette dall'edizione che si sta considerando.
o rimandi alle pagine, però comunque sia la scheda deve essere di per sé già chiara e parlante. Si devono segnalare se ci sono ulteriori approfondimenti e dove sono presenti. In alcuni casi, appunto, le introduzioni e le prefazioni possono avere un valore critico particolarmente significativo. Anche qui poi c'è una distinzione a seconda che si tratti di testi più moderni e contemporanei, in cui più facilmente si ha a che fare con fonti direttamente archivistiche, oppure qualora non si tratti specificatamente di archivi, si deve però indicare il luogo presso il quale sono stati consultati i testimoni, quindi generalmente si tratta di biblioteche. Detto questo, si passa ancora a una descrizione sempre più analitica dell'edizione stessa, segnalando se c'è un apparato e di quale tipo è, dove si trova, la presenza di note, commenti al testo, qualche tipo di note di commento sono e anche la posizione. Anche questo aspetto della posizione all'interno del volume di questi contenuti non è secondario per capire proprio quale sia anche la fisionomia dell'edizione critica. Alcune edizioni critiche di testi contemporanei tendono ad assumere una forma un po' più, diciamo, che vuole essere un po' più leggibile nella sua impaginazione, ecco. E quindi è un aspetto su cui ci stiamo interrogando e concentrando, ed è utile che venga segnalato. E poi, ecco, questi ultimi due punti invece servono da un lato a dare uno spazio in cui si possa appunto dar conto di qualsiasi altri scritti che sono utili per specificare ulteriormente che tipo di progetto rappresenta l'edizione critica considerata, e l'ultimo campo aperto totalmente è quello nel quale eventualmente il recensore può esprimere anche un giudizio critico. È chiaro che appunto la struttura tradizionale della recensione di per sé è maggiormente critica, a volte addirittura anche valutativa, la scheda resta più descrittiva, ma non esclude a priori il fatto che invece un giudizio critico venga formulato. La scheda costruita secondo questi punti, come è stato più volte messo in luce all'interno del nostro gruppo di ricerca, può avere anche un valore didattico o propedeutico alla scrittura eventualmente di una recensione in senso stretto. Detto questo, chiudiamo questa nostra, appunto questo nostro, come chiamarlo, incontro, sì, un incontro virtuale con chi appunto vuole collaborare con noi, presentando quella parte che è assolutamente condivisa da tutte le schede e che soprattutto è quella parte che consente la ricercabilità all'interno del database, perché evidentemente il database si costituisce innanzitutto in quanto come dire, porta con sé una serie di metadati. Ecco i nostri metadati. Allora, come vedete, corrispondono in modo esatto alle voci della scheda sintetica, quella scheda che vi ho fatto vedere all'inizio, e sono alcuni semplicemente dei dati di natura bibliografica, e sono quelli che non commenteremo più di tanto, perché sede di pubblicazione dell'edizione, anno di pubblicazione, lingua di pubblicazione e dati bibliografici completi. A loro volta, autore della recensione e eventuali dati bibliografici, se la recensione è apparsa altrove, come si diceva prima, insomma, questi sono aspetti che si descrivono da sé. A noi interessa segnalare invece il fatto che ci sia la necessità di ricondurre a un'unica nomenclatura alcuni aspetti caratterizzanti l'opera innanzitutto, quindi per esempio l'ambito cronologico dell'opera e la sua tipologia di trasmissione. Su cui forse possiamo fermarci un pochino di più, perché vedete che innanzitutto c'è una distinzione fra le trasmissioni a stampa,
con diverse casistiche, edizioni d'autore e non d'autore, edizioni in tutto e non d'autore, eccetera, eccetera, e lo stesso per la tradizione manoscritta. Sostanzialmente lo scopo è quello di ricondurre a un'unica terminologia le più diverse situazioni. Ovviamente in questo modo qual è lo scopo? È lo scopo esattamente quello che segnalava Vera precedentemente, cioè usare questo nostro lavoro, questo nostro gruppo di ricerca e soprattutto i prodotti che si trovano all'interno del database per provare a riordinare quelli che sono i dati che emergono da una edizione critica, in modo da poter poi ricavarne in un secondo tempo una serie di riflessioni di natura teorica e metodologica. Scusa Virna, posso magari inserirmi un momento sulle tradizioni manoscritte? Allora, qui tra le opzioni possibili abbiamo, vabbè, intanto la distinzione fra tradizioni manoscritte con autografo o autografi conservati, tradizioni manoscritte a testimone unico non autografo, e passiamo poi invece alle tradizioni manoscritte con estensione limitata, e per limitata intendiamo fino a 5 manoscritti, è un criterio arbitrario necessariamente che ci siamo dati, comunque fino a 5 manoscritti. Tradizione manoscritta di estensione media fino a 20 manoscritti, manoscritta di estensione ampia più di 20 manoscritti. Ecco, sì, quindi era solo per chiarire questo punto che può essere magari importante per selezionare fra queste opzioni. Certo, poi il file online comprenderà anche queste ulteriori precisazioni. Il campo tipologia di testimone su cui si basa l'edizione è obbligatorio per le opere moderne e contemporanee, non lo è sempre per opere di epoche precedenti, e questo, diciamo, è stata una ulteriore considerazione, più che altro una necessità che è emersa su base empirica, cioè ci siamo resi conto che per descrivere le edizioni critiche di opere moderne e contemporanee spesso era necessario dare conto immediatamente di questo elemento, cioè se l'edizione si fonda appunto su un manoscritto, un dattilo scritto o su una stampa, se sono inediti o inediti, autografi o autografi. Dopodiché, appunto, si passano invece ai dati dell'edizione, fin qui avevamo parlato dell'opera, quindi titolo dell'edizione, curatore edizione, a loro volta sono indicazioni di natura strettamente bibliografica, invece la tipologia di edizione è un campo particolarmente importante, e anche in questo caso abbiamo stabilito una nomenclatura diversa per i testi moderni e contemporanei. Su cui dico subito due parole, dato che appunto è il mio territorio, l'edizione critica e l'edizione critica. Abbiamo ritenuto poi necessario segnalare il fatto di avere un'edizione critica digitale. Peraltro aggiungo qui, per l'edizione critica digitale, questa resta comunque lo schema descrittivo, non si introducono schemi descrittivi diversi nel caso si stia recensendo un'edizione critica digitale, e poi ci sono queste due voci, scientifica e semiscientifica, che in alcuni casi, anche qua su base empirica, sono stati necessari laddove appunto, come dicevo prima, sia in presenza di testi, di edizioni che sì, sono stati condotti secondo dei criteri anche di tipo filologico, ma a volte la resa ecdotica non è esattamente di tipo strettamente, diciamo, non si riconduce alla struttura tradizionale di un'edizione critica. Sì, io vi posso illustrare la sezione relativa ai testi antichi e medievali. Qui troviamo, diciamo, le principali tipologie di edizione. Abbiamo l'edizione critica tradizionalmente lacmaniana, quindi condotta con criterio genealogico ricostruttivo. L'edizione critica su manoscritto preferenziale, l'edizione critica di manoscritto unico, l'edizione rivolta ad un pubblico di non specialisti e anche qui l'edizione critica digitale. Mi sembra di ricordare che in qualche caso anche noi su base empirica abbiamo preso in prestito dai testi moderni e contemporanei la dicitura di edizione semiscientifica per indicare appunto quelle edizioni condotte
sulla base di principi metodologici non necessariamente dichiarati e non necessariamente verificabili. Ecco, quindi ogni tanto abbiamo preso in prestito anche noi antichisti e medievisti questa etichetta. Bene, dunque io credo che su questo possiamo chiudere sostanzialmente, ritornando solo per un istante sul nostro sito per segnalare che per qualsiasi ulteriore dubbio è a disposizione un indirizzo email generale, diciamo così, di tutto l'osservatorio. E però allo stesso tempo nella pagina del Chi siamo potete trovare i nostri nomi e in particolare alcuni di noi sono, diciamo così, assegnati in modo privilegiato a occuparsi di testi di una determinata epoca e quindi per qualsiasi necessità di ulteriori chiarimenti potete scrivere a noi direttamente attraverso i nostri indirizzi mail istituzionali facilmente recuperabili online. A questo punto interromperei le condivisioni e credo che possiamo forse salutare tutti e insomma restare a disposizione chiaramente per ulteriori chiarimenti. Arrivederci a tutti. Arrivederci e grazie.